Vi benediciamo dalla casa.
dalla seconda lettera a Timoteo di San Paolo Apostolo. Ricordati che Gesù Cristo, della stirpe di Davide, è risuscitato dai morti. Certa è questa parola: se moriamo con Lui, vivremo anche con Lui. Se con Lui perseveriamo, con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, anche Egli ci rinnegherà. Se noi manchiamo di fedeltà, Egli però rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso.
Concedici di trascorrere in letizia questo giorno, in cui celebriamo la risurrezione del tuo Figlio. Dona ai tuoi fedeli lo spirito di orazione e di lode, perché tutta la nostra vita sia un riempimento di grazie a te. Ci rivolgiamo a Dio Padre con le parole di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. O Dio, che hai creato e governi l'universo, fa che sperimentiamo la potenza della tua misericordia per dedicarci con tutte le forze al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.